Sono Elena Beccalli, direttore del Master in Credit Risk Management CRERIM. Il primo master in Italia dedicato alla gestione del rischio di credito, tanto che è giunto ormai alla sua 14ª edizione. È un percorso promosso dalla Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che intende indagare in maniera anche innovativa il tema della gestione del rischio, in particolare appunto del rischio di credito, andando ad adottare una prospettiva multidisciplinare. In effetti, il master focalizza i temi legati alla misurazione e gestione del rischio di credito, ma anche alla sua comunicazione all'interno dell'azienda, oltre che con gli stakeholder esterni. Il master impiega un metodo didattico particolarmente innovativo e di frontiera perché valorizza un approccio applicato e pratico con riguardo alla gestione e misurazione del rischio di credito. In effetti vengono utilizzati studi di casi, teamwork, piuttosto che simulazioni, e la didattica è affidata, oltre che ad accademici, a professionisti di settore. Tanti infatti sono gli sponsor e gli advisor del master con riguardo sia al settore bancario che al settore delle società di consulenza, ma anche agli IT vendor, tanto che il Master in Credit Risk Management è accreditato SAS. Partecipano quindi attivamente alla didattica del master sia accademici sia professionisti, proprio per avvicinare e introdurre al mondo del risk management i nostri studenti. Il master è un percorso di taglio internazionale, in effetti il percorso è erogato in lingua inglese e anche la classe degli studenti ha ampiezza in termini di copertura geografica perché sono presenti sia studenti italiani che studenti provenienti da altre parti del mondo. A dar vita ad una classe con competenze e background differenti, tutta orientata però alla appunto misurazione, gestione e comprensione di quelle che sono le tematiche legate al rischio di credito, con un'attenzione particolare anche a tematiche di frontiera, penso per esempio ai temi legati oggi alla sostenibilità ambientale piuttosto che al data science e al loro impiego nell'ambito del risk management.